Radio. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo primo episodio di Farm Manager. In realtà sarà un episodio zero perché ho ancora la versione prologo, dovrebbe uscire giovedì, se non rimandano ancora la versione completa. Primo video più che altro così per avere qualche impressione e qualche parere vostro su come iniziare il nuovo titolo, se con la campagna o con la partita libera. Approfitto, visto che nel prologo era una parte che non avevamo mai visto, nel fare uno scenario che dovrebbe essere stato aggiunto con l'ultima versione, l'aggiornamento del prologo stesso. Vediamo cosa ci offre. Bene, il prologo ci dice: vai alla fattoria di tuo zio Giulio e fai le prime esperienze agricole. Abbiamo 5 task, tra cui produzione di pomodori, produzione di latte di mucca, produzione di lana di pecora. Dobbiamo assumere 14 lavoratori e dobbiamo comprare 12 mucche. Quindi andiamo avanti e vediamo. Abbiamo delle serre. Bene. Abbiamo delle grandi serre. Sono già in realtà in produzione di pomodori, molto bene. Qui abbiamo una stalla da restaurare che facciamo subito. Cominciamo ad assumere qualche lavoratore. Allora, vediamo un po'. Macchinari no, animali ci servirà, ma ok, questo sicuramente. Qui abbiamo frutteti, non mi interessa. Macchine per ora no. Animali. Vabbè, qualcuno con la resistenza. E va bene, per adesso vediamo un po' di tenerci questi, vediamo come va. Allora, c'era un modo che non ricordo per andare a... eccoci qua. Questa è una nuova funzione e ci permette di andare ad avere l'automatismo sulle colture, le serre, le coltivazioni, eccetera. Ovviamente in serra non si può entrare coi mezzi, quindi abbiamo già selezionato il lavoro manuale e va bene. Allora, abbiamo restaurato la nostra stalla per animali, andiamo a portargli una strada. Ok, e andiamo a comprare quattro mucche, al quale daremo erba e insilato che andremo a fare in un campo. Allora, prima metterei questo per l'insilato e lo mettiamo qui. Assegniamo un lavoratore, benissimo. Dopodiché andiamo a creare un campo per l'erba. Possiamo anche farlo qui. Perfetto. Andiamo a farci ok. In questo campo scegliamo la coltura sementi di erba che andrà a comprarci automaticamente, se non ricordo male, e qui
dobbiamo comprare un po' di macchinari, anche se in realtà non abbiamo soldi, quindi non lo so. Mettiamo anche il lavoro manuale, perché qui se no abbiamo 37.000, non è che facciamo un gran che. Assegna un dipendente all'insilato, giustamente. No, come assumi? Assegna. Lo devo assumere. Che palle. Andiamo. Allora, facciamo l'insilato di erba, chiaramente. Ah, perché loro stanno già andando di braccia, però andiamo magari a vedere se abbiamo la possibilità di andare a mettere, a prendere qualche mezzo. Qui abbiamo il nostro trattore, ma non si può restaurare quello, mi ricordo male. Qui abbiamo un piccolo parcheggio, in realtà non ci basta, quindi quanto ci costa questo? 15.000. Ah, però andiamo a vedere. Possiamo anche affittarli i mezzi, ma 45.000. Direi che non possiamo permetterci i mezzi. Molto bene. Ah, giusto, giusto, giusto. Il fienile nel magazzino. Il magazzino, ci serve il magazzino, quindi dobbiamo fare un fienile. Che andrei a mettere qua vicino. Alle stalle. Andiamo avanti un po' velocemente, vediamo se riusciamo a saltarci fuori. Gli animali stanno morendo di fame, allora aspettate un attimo che andiamo a comprare un po' di erba all'insilato. Allora, tanto non costa un granché in realtà. Ho sbagliato. Mercato, mercato, e andiamo a prendere un po' di erba e un po' di insilato. Bene. Adesso arriverà. Andiamo ad assumere un altro lavoratore, visto che comunque dobbiamo tener conto del fatto che andremo a fare tutto a mano. Prendiamo altri 750 di erba. Magnano, magnano ste mucche. Come nessun magazzino l'ha costruito. Ah, aspetta, giustamente, giustamente, ci manca la vasca dei liquami. E intanto i soldi se ne vanno. Ottimo, direi. Allora, ci mancano effettivamente i lavoratori. Stanno già crescendo i pomodori?
sono già cresciuti. Siamo in fase di raccolta, più o meno, quasi. Bene. In magazzino non abbiamo quasi nulla, abbiamo anche già finito l'erba. Adesso pian piano qui coltiveranno, poi fortunatamente andranno a farlo una volta sola, perché l'erba è una di quelle colture che non bisogna ripiantare. Ok, è tutto pronto per la raccolta in serra. Adesso è carine le animazioni, molto più carine rispetto al titolo scorso. Adesso ci sono le cassette di pomodori. Allora, raccolta del campo completata, va bene. Produci 4.000 kg. Bene. Allora, nelle varie fasi io posso anche decidere quali tipi di concimi dare, per esempio, visto che adesso abbiamo il letame, potremmo pensare ad una coltivazione biologica. È una cosa che dovremmo vedere. Risorse insufficienti, ci manca ancora erba. Dobbiamo comprare dell'altra erba prima che venga pronta la nostra. Bene, ci manca una serra sola, eh. Siamo praticamente senza soldi e dobbiamo vendere i pomodori. Allora, non è che ci danno un granché, va bene. Vendiamo anche il latte, così almeno torniamo a respirare un po', finanziariamente parlando. Qui hanno finito? No. Qui sì. Ok, adesso stanno seminando la nostra erba, quindi è già una buona cosa. Piccolo aggiornamento, ragazzi. Allora, intanto sembrano dei piccoli marziani i nostri lavoratori che vanno a spargere fertilizzanti, erbicidi e quant'altro. E allora siamo in bancarotta praticamente. E vabbè, ho ridimensionato il campo di erba perché ne avevamo fatta davvero troppa. Anzi, adesso vediamo se ci conviene vendere qualcosa. No, direi. Beh, non è che sia molto conveniente effettivamente. Ho interrotto la produzione di silato perché ne abbiamo a volontà. Adesso vabbè, lasceremo crescere l'erba e poi toglierò l'assegnazione, perché ne abbiamo davvero parecchi al momento. Vediamo di vendere quello che possiamo vendere. Sì, siamo messi male effettivamente. Allora, qui quando avranno finito tutte le lavorazioni, compreso l'erbicida,
toglieremo le assegnazioni dei dipendenti in modo da lasciare il campo fermo, perché tanto ne abbiamo in quantità industriale di erba. Ok, bene. Adesso il campo dovrebbe essere lasciato lì per i fatti suoi e noi teoricamente dovremmo poterci concentrare più rapidamente sui lavori delle serre. Solo che non è semplicissimo guadagnare soldi. Probabilmente ho assunto troppi dipendenti, ho sbagliato a fare un campo così grande d'erba e adesso vediamo se riusciamo a risollevarci. Dunque ragazzi, ho dovuto riniziare a causa bancarotta, però ho riniziato con un minimo di criterio, ovvero due lavoratori in meno, campo molto più piccolo da subito di erba, basta e avanza per addirittura tre stalle. Ho cominciato con due stalle, sono già riuscito a comprare la terza con tanto di animali, facendo quindi l'obiettivo delle 12 vacche. Siamo anche quasi arrivati, anzi no, abbiamo prodotto anche 25.000 litri, scusate, di latte. Ci manca l'obiettivo dei pomodori, dei lavoratori e delle pecore. La stalla delle pecore costa un po' più cara, ma dovremmo teoricamente, vendendo quello che abbiamo di pronto, riuscire a prendercela. Eccola qua, la mettiamo qui. E ok, adesso dobbiamo assumere un ulteriore lavoratore per la stalla. Ce lo mettiamo subito e andiamo a comprare le pecore. Molto bene. Cibo per adesso solo erba. Vediamo di andare a fare magari un altro campo. Per dargli da mangiare qualcosa di diverso. Allora, vediamo un po' cosa possiamo dargli. Direi niente. Grano, soia e pisello. Qua ci fanno piantare solo l'avena. Vabbè, piantiamo l'avena. Così da magari darla alle vacche per aumentare la produzione. Allora, prendiamo tutta sta roba. Siamo pronti per la raccolta dell'erba che andiamo a fare. In teoria dovrebbe bastare, perché guardate, abbiamo 2200 di erba, 700 di insilato e abbiamo tre stalle. Adesso abbiamo aggiunto la quarta, ma siamo ampiamente, abbiamo tutto ampiamente sotto controllo. Allora, vediamo quanto ci costa una casa dei lavoratori. 30.000, mannaggia. Non sarà molto conveniente questo campo in più, per il semplice fatto che l'avena chiaramente non è come l'erba, non è permanente, va ricoltivato ogni anno, quindi non lo so, staremo a vedere.
Bene ragazzuoli, siamo giunti alla fine di questo episodio direi. Sono riuscito ad aggiungere delle stalle a un magazzino perché la capienza ormai del nostro che è qui era quello che è. Di conseguenza direi che ci manca solo l'ultimo obiettivo, che è quello della lana, ma ci arriviamo pian piano. Andrò magari avanti off camera, lo finirò per vedere dove andremo a finire, ma presumo che non ci sia altro da vedere sul prologo. Vi do appuntamento per quello che riguarda Farm Manager 2021 a venerdì, perché uscirà giovedì. Spero di riuscire a registrare un video e farvelo uscire già venerdì, ma voglio sapere da voi qui sotto nei commenti come iniziare, se fare la campagna, se fare la partita libera e gestircela un po' come ci pare. Detto questo ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, dare un'occhiata a tutti i link in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!